Ciao a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di No Edit, il format in cui anziché leggere degli audiolibri, cioè leggere dei libri per trasformarli in audiolibri e fare tutta una serie di post-produzione per abbellire la voce e renderla ancora più meravigliosa di quella che ho, li leggo così a impronta. E oggi siamo arrivati ad un racconto che io ho già presentato, leggendolo dal vivo, in una diretta del canale Il Mattino all'Horror in Bocca del mio caro amico Damiano, che saluto e vi invito ad andare sul suo canale, sia perché tratta un tema che a me sta molto a cuore, che è quello del cinema horror, e sia perché se trovate la diretta, che è ancora disponibile nel suo canale, potete vedere la versione che io ho fatto dal vivo di questo stesso racconto, che si chiama I pezzi migliori di Les Daniels, o Les Daniels, a seconda della lingua con cui lo leggete. Buon ascolto! In vita era stato enorme ma scarsamente minaccioso. I suoi 216 kg erano stati tutto grasso e niente muscolo. Gli era sempre stato difficile muoversi. Ma adesso era difficile quasi per chiunque muoversi. I loro muscoli, i tendini, le ossa erano tutti molli come budino. Molli come putrefazione. Come la sua. Ma lui era più grosso. Invece di cacciare con il branco, lui cacciava rimanendo indietro, aspettando che intrappolassero una vittima e facendosi avanti solo allora per partecipare all'uccisione. Gli altri del branco non sembravano mai notare ciò che lui faceva, non lottavano mai contro di lui mentre li buttava da parte con la sua mole gonfia. Avevano occhi solo per la carne. E cadevano nel luogo dove venivano spinti mentre lui si chinava sul trogolo scarlatto alla ricerca dei pezzi migliori. Se nel suo cervello gelatinoso fosse rimasto almeno un pensiero, avrebbe potuto essere espresso con quelle tre parole: i pezzi migliori. Aveva sempre avuto un debole per i pezzi migliori, anche quando era vivo. Li aveva amati nei suoi libri e li aveva letti e riletti infinite volte, segnando in rosso i margini per ritrovarli più facilmente la volta seguente. E li aveva amati nei suoi film. In pratica non andava mai al cinema. I sedili erano troppo piccoli, ma questo non importava perché lui possedeva il suo videoregistratore. Poteva starsene seduto al buio e guardarsi infinite volte i pezzi migliori. Avanti e indietro, avanti e indietro, dentro e fuori, su e giù. E mentre guardava, mangiava. Possedeva libri come Orgia di liceali in palestra e Le perverse del sacco a pelo, film come Il pisello del Nilo e Debbie si fa Dallas, e riviste come Porcelle in calore e Passere al trotto. In un certo senso le riviste erano le più ricche. Se gli capitava di trovarne una con le fotografie giuste, non c'erano altro che pezzi migliori. Ma tutto questo succedeva nei giorni che avevano preceduto il crollo della civiltà, prima che i morti si rialzassero per divorare i vivi. Adesso lui si trovava ancora meglio. Un tempo aveva soltanto ammirato i pezzi migliori e si era ingozzato di cibo, ma adesso aveva raggiunto lo scopo della sua esistenza. I pezzi migliori se li mangiava. Non si rendeva neppure conto di quanto fosse fortunato, non comprendeva che, essendo grosso e lento, evitava sempre gli scontri a fuoco e arrivava sul posto quando tutto era finito e i vivi erano stati abbattuti. I pezzi migliori erano difficili da raggiungere,
Ma anche in questo era fortunato. I cacciatori più rapidi stavano ancora staccando le estremità, braccia, gambe e teste, quando lui arrivava mastodontico e si apriva la strada come un bulldozer verso i pezzi migliori. A volte doveva accontentarsi di un seno o di una natica, ma quasi sempre otteneva ciò che realmente voleva. Il suo cibo preferito sapeva di pasticcio di pesce e formaggio condito con piscio. Nessuno aveva più il tempo di fare un bagno. I suoi denti giallastri erano incrostati di pelo pubico e di membrane mucose. Non se li spazzolava mai. In vita aveva forse potuto essere portato alla discriminazione sessuale, ma quel periodo era ormai dietro le sue spalle. Adesso la sua carne erano i pezzi migliori di chiunque. Era vergine. Non c'era molto da fare tranne mangiare e cercare altra roba da mangiare. Un giorno entrò barcollando nella libreria Notti di Fuoco e quasi riuscì a ricordarla. C'erano alcuni dei suoi compari intenti a sbattere contro i muri e a gemere delusi perché non c'era cibo nel locale. Quelli se ne andarono, ma lui rimase. Raccolse una rivista intitolata Super Orge. Non riusciva a leggere il titolo, ma poteva vedere le immagini e le stava ancora guardando quando uscì dal negozio e si ritrovò in un piccolo appartamento sul retro. Il divano sembrava comodo. Sedette per qualche minuto guardando la sua rivista, poi uscì alla ricerca di cibo, ma più tardi tornò indietro. Doveva pure andare da qualche parte. Aveva una casa. Ogni tanto alcuni dei suoi amici lo seguivano a casa. Anche loro dovevano pure andare da qualche parte, ma dopo aver gironzolato per qualche minuto nell'appartamento, di solito decidevano che là dentro non succedeva niente di interessante e se ne andavano. Nessuno riusciva a capirlo. A un certo punto la carne cominciò a scarseggiare. C'erano giorni in cui sembrava non valesse neppure la pena di alzarsi dal divano. Nel giro di alcuni mesi accumulò una bella collezione di riviste e cominciò a perdere i denti. Alcune delle sue dita si staccarono. Tuttavia, un uomo deve pure mangiare, così ogni tanto lui si staccava dal divano e andava in cerca del pranzo. Tutti quelli che incontrava per le strade avevano un'espressione triste. I loro ululati echeggiavano in tutta la città. Alcuni cercarono di masticarsi a vicenda, ma la carne era putrefatta e la moda non prese mai piede. Un giorno una femmina lo seguì fino a casa, forse credendo che lui la sapesse più lunga degli altri, visto che sembrava bene in carne. In effetti lui era una montagna di vermi e lasciò che lei ne mangiasse qualcuno. Sempre meglio di niente. Gli abiti della femmina erano marci e laceri e lui notò che poteva vedere i suoi pezzi migliori. Assomigliava a una foto su una rivista. In linea di massima, certi istinti non muoiono mai. Lui ebbe un'ispirazione e si ritrovò con una moglie. Lei non sembrò dare grande peso alla cosa. Quando lui si staccò da lei, leggermente confuso, le lasciò dentro il pene. Non ne sentì mai la mancanza. In ogni caso era troppo frollato per mangiarselo. Dopodiché cominciarono ad andare a caccia insieme. Il raccolto era sempre più magro. Una volta lui riuscì a staccare un paio di bocconi da una gamba, il che non costituiva certo la sua idea di un pranzo, ma era pur sempre meglio di niente. Non si accorse minimamente che lei continuava a ingrassare, anche se in pratica non mangiavano quasi mai. Un giorno lei lo portò in un supermercato. Un luogo che conosceva bene almeno quanto lui conosceva la libreria Notti di Fuoco. Gli mostrò come funzionavano apriscatole. Lui non provò molto interesse e se ne infischiò del cibo, ma lei continuò
cominciò a ingozzarsi come se fosse ancora caldo e fragrante. Naturalmente lui ignorava che presto sarebbe diventato padre. E in fondo chi sapeva di cosa era capace uno zombie? Gli scienziati umani che li studiavano avevano ben altro a cui pensare che la possibilità di sesso fra zombie. Gli zombie sembravano troppo impegnati a incrementare la loro gratificazione orale perché qualcuno si preoccupasse dei loro organi genitali. Nessuno aveva più per la testa cose del genere. Forse perché adesso le loro teste spolpate erano in mezzo alle strade. Ma la femmina era incinta. Aspettava un figlio. Era un corpo che un tempo si sarebbe definito pieno di vita. La femmina cominciò a fare viaggi irregolari al supermercato, tornando a casa cariche di tutte le scatolette che poteva trasportare. Lui non ne capiva il motivo, ma cominciò ad andare con lei per aiutarla. Era qualcosa da fare. I loro amici pensavano che fossero impazziti. A dire il vero, non è che vedessero spesso molti dei loro amici. Parecchi di loro stavano cadendo a pezzi, specialmente i più magri. Il decadimento era nell'aria. Parti di corpi giacevano per le strade. Alcune si muovevano e altre no. Essere grassi divenne di colpo una cosa alla moda. Rendeva più facile restare in un pezzo solo. Massiccio era bello. Quando finalmente giunse il gran giorno, la nascita fu poco ortodossa. Il bambino strisciò semplicemente fuori dal ventre gonfio della madre, dopodiché la femmina incontrò qualche problema negli spostamenti. Anzi, per la precisione, si spezzò in due all'altezza della vita. E se fosse stata viva, sarebbe morta. Lui sistemò il troncone superiore dentro un armadio e di quando in quando gli portò del cibo, ma quello sembrò perdere ogni interesse e si disintegrò. Il bambino era una bambina ed era umana. Quando lui se ne accorse per la prima volta, per poco non cominciò a mangiarsela, ma di colpo notò che c'era qualcosa di sbagliato. I suoi pezzi migliori non erano ancora al punto giusto per essere mangiati. La bambina non era matura. Era una tentazione, senza alcun dubbio, ma per quanto ne sapesse lui, quello era l'ultimo cibo fresco che avrebbe mai visto. Voleva aspettare. Voleva prendersi cura di lei. Voleva uno splendido banchetto per il suo ultimo pasto. Perché allora lei sarebbe stata non solo matura, ma anche più grossa. Magari avrebbe potuto invitare qualche amico per una festicciola. Gli amici non attesero gli inviti. Solo pochi giorni dopo, mentre lui stava infilando del brodo di pollo concentrato nella piccola bocca rosea di sua figlia con i moncherini delle mani, sentì la vecchia banda strascicare i piedi nella libreria, levando le voci roche in un coro famelico. Era tipico da parte loro rovinare la sorpresa che lui teneva in serbo. Si sentiva protettivo nei confronti della sua unica figlia ed era sempre l'uomo più grosso in città. Chiuse la porta che conduceva alla loro casetta e vi appoggiò contro la sua mole massiccia. Naturalmente gli zombie cercarono di farla a pezzi, ma riuscirono solo a fare a pezzi loro stessi. Le braccia e le gambe si spezzarono come fasci di spaghetti. Alcuni si allontanarono strisciando come meglio potevano, altri non si presero neppure quel disturbo, ma nessuno riuscì a entrare. Rimasero là fuori a decomporsi e liquefarsi sull'impiantito di legno della libreria notti di fuoco, impregnando le tavole dei loro umori. La bambina stava benissimo. Cresceva sana e robusta, mentre i giorni, le settimane e i mesi scorrevano veloci. E questo era un bene, perché suo padre diventava invece sempre più debole. I foglietti si staccavano dal calendario, i pezzi si staccavano dal suo corpo.
Lui stava ancora aspettando, ma la verità era che aveva aspettato troppo. Adesso era lei che apriva le scatolette e dava da mangiare a lui. I suoi denti erano scomparsi e, a dire il vero, non restava granché nemmeno della bocca. Ma lei ficcava allegramente tutto quello che poteva dentro quel gozzo sbavante, schiumante e spalancato. Lui non poteva più muoversi. Era intrappolato sul divano, simile a una montagna di pus ulceroso. E dopo cena lei gli montava in grembo e sfogliava le pagine delle sue riviste preferite, così potevano godersele insieme. A lei piacevano quelle immagini buffe, anche perché erano rosa come lei. Papà era grigio e verde. Non possiamo andare avanti così, avrebbe voluto dirle lui, ma non poteva più parlare e nemmeno pensare molto. Naturalmente questa non era una novità, ma lui avvertì vagamente che la situazione gli stava sfuggendo di mano quando una sera lei si sedette sul suo ginocchio e ci affondò dentro fino alle ascelle. Lei rise e batté le mani, divertita dallo scherzo di papà, e per tutta risposta lui emise una specie di sospiro, ma questa fu la fine. La mattina dopo, quando lei si svegliò, papà si era sciolto sul divano, riversandosi poi sul tappeto. Da principio lei pensò che lui stesse ancora scherzando, ma dopo qualche giorno decise che avrebbe dovuto affrontare la realtà. Era un po' di tempo che si poneva delle domande sul conto di papà, ma adesso non poteva più avere dubbi. Papà era ormai storia passata. Rimase nei paraggi ancora un po' per averne la certezza. Notò che le scorte di cibo si stavano sottigliando. Pianse per qualche minuto. Poi avanzò a passi incerti verso la porta. Armata solo del suo apriscatole, uscì nuda nel mondo. C'erano ossa e alcune pozze intorno alla porta. Ma nulla si muoveva. Sarebbe sopravvissuta e forse avrebbe trovato altri come lei, nuovi esseri umani nati da desideri morti. Magari avrebbero alloggiato vicino a qualche negozio porno, dove solo la volontà mancava. Con il tempo forse sarebbe rinata una nuova vita. Lei aveva visto i libri di suo padre e sapeva cosa fare dei pezzi migliori. Sempre bello questo racconto, mi piace davvero tanto. Mi sono ricordato anche di un'ulteriore cosa di cui vi do adesso l'informazione, che nel canale di Damiano, il mattino al loro rimbocca, quando io feci dal vivo questo racconto, ne tagliai alcune parti, quindi avete appena ascoltato la versione integrale del racconto. Se vi fa piacere, comunque passate lo stesso nel canale di Damiano, vi lascio il link nell'info box, così potete cliccare e andare direttamente al video perché so che siete pigrissimi. E spero che vi sia piaciuto, come sempre aspetto i vostri commenti e vi saluto e al prossimo episodio di No Edit. Ciao!